Ciao Bethesda.it, lo possiamo chiamare in tanti modi, lo possiamo chiamare Yeti, lo possiamo chiamare Sasquatch, lo possiamo chiamare Jedi, no, quelli sono altri, anche se questo film si fa dell'ironia, lo possiamo chiamare Bigfoot, lo possiamo chiamare anche Smallfoot, no, Smallfoot siamo noi, Bigfoot invece è lui, è lo Yeti, non lo Jedi, è il Sasquatch, è stato anche una delle più grandi solle nella storia della cultura popolare nordamericana perché c'era un famoso filmato con questo che si muoveva nel bosco. In realtà era un uomo che sembrava appunto Shlock di John Landis. Era un uomo vestito da scimmione, ma non c'era Rick Baker al make-up come in Shlock di Landis, che è il più bravo a fare le scimmie. E molti pensarono che quel filmato facesse vedere il famoso uomo delle nevi, il famoso Yeti, il famoso Bigfoot. In realtà era una sola, era un uomo come Landis, che era anche il protagonista di Sherlock nel suo primo film del 71. Era un uomo con un vestito da scimmia. Invece in questo cartone animato, Smallfoot, il mio amico delle nevi di Carrie Kirkpatrick e Jason Raisig, questa è una alleanza interessante perché Carrie ha fatto anche cinema dal vivo, cinema dal vero, come lo chiama Bruno Bozzetto, aveva fatto Immagina che, un Eddie Murphy movie non tra i più brutti dell'ultimo periodo di Eddie Murphy, 2009, con la bambina, con la figlia, e poi aveva diretto però La Gang del Bosco. Invece Jason Raisig viene proprio, è un super artista dell'animazione, aveva fatto animazione anche dentro Spider-Man 2 di Sam Raimi, e quindi è interessante vedere negli ultimi anni accade nel mondo dell'animazione questa unione di varie forze, alcuni che vengono dal cinema dal vivo o dal vero, come direbbe Bozzetto, e altri super animazione, e vedere l'interazione. Perché? Perché ormai lo sapete, è sempre più difficile distinguere il cinema d'animazione dal cinema dal vivo o dal vero, ed è tutto un po'. E poi il cinema d'animazione è più cinema, è più action, è più vibrante, più realistico a volte del cinema davvero. Insomma, questo film non è male, è un cartone animato Warner Bros. Ci mancavano solo loro, c'è il mondo, c'è un'idea, Signore degli Anelli, c'è un'idea ovviamente di creazione della mitologia, di una mitologia Yeti. E quindi stiamo in questo loro mondo, sono molto importanti le creazioni dei mondi, sia che si vada in Black Panther che si vada in Smallfoot. E devo dire, sono bravi, sono stati bravi, sono bravi a fare queste sceneggiature, sono bravi a creare questi mondi, sono bravi a creare questi universi. Noi non ce l'abbiamo questa capacità, ma nasceranno generazioni di sceneggiatori in Italia sicuramente che lo faranno. Anche perché se no si schiatta. Allora loro non vogliono schiattare, loro vivono sopra le nuvole. Sotto che c'è? La nullitudine. Guardate, è già divertentissimo far vedere il paesino degli Yeti, i loro usi e costumi. Mi ha ricordato molto i Croods, con un film che adorai, dove c'era la famiglia dei uomini primitivi, era un Flintstone 2.0, che è stato anche un bel successo commerciale. Non vedo l'ora di vedere il sequel, che prima o poi dovrebbe arrivare, dei Croods. E insomma, questo paesino degli Yeti, che c'è un po', è un po' Grinch, è un po' appunto anche è un po' una comunità Shrek autoregolamentata. E c'è per esempio il nostro protagonista, che è il figlio di quello che con la testa gong dà la sveglia al paesino. È già divertentissima la loro interazione. Papà, papà, lui lo va ad aiutare. E praticamente lancia il padre, dà una mano al padre, boom, il padre si lancia, bang, prende con la testa. Papà, ma fa male, perché poi lo farà lui, ovviamente, cioè ci sarà il passaggio di testimone generazionale. Papà farà male solo per i primi 2 o 3 anni. Ecco, io già queste cose rido come un matto per questo humor. Si mette il caschetto, il padre, e ognuno ha appunto il suo ruolo. E poi c'è appunto l'uomo vestito di pietre, che ricorda la pietra, e nella pietra c'è la verità, e poi c'ho tutte le pietre come vestito. Quanto sono bravi! Anche perché c'è un po' di glam rock, ci sono le labbra blu, c'è un po' di Zoolander, c'è un po' di Twin Peaks, dell'aura che è morta, ma più Zoolander, più un glam vivo che non un glam morto, come la Laura Palmer tutta blu che Lynch ti fa trovare nel lago. Perché? Perché praticamente loro hanno queste labbra blu, questi Yeti hanno queste manone, e hanno questo corpo molto abba anche, molto, infatti diciamo col polpaccio a zampa d'elefante. Ma quanto sono bravi in modo subliminale a mandarci queste cose, glam rock, abba, 70s, tutto un secondo livello, come lavorano questi geni.
nel Nord America da anni, anni e anni. E allora eccoli questi qua, sono simpatici, c'è ovviamente, c'è fermento all'interno della comunità, ci sono ancora, ci sono anche alcuni rivoluzionari, mi fa troppo ridere, cioè hanno messo pure, capito, i Soviet, sembra Ecce Bombo, Moretti stava nei Soviet, sembra appunto l'Italia extraparlamentare, perché c'è la società Evidenza Smallfoot, come li chiama? I SESF sarebbe in acronimo italiano. Questo gruppo di rivoluzionari che viene odiato dalla comunità Yeti dicono: e vabbè, ma forse non c'è la nullitudine sotto di noi, forse tutte queste pietre e mettono in discussione la religione, mettono in discussione la fede, mettono in discussione il sacerdote. Ai ai ai, in tutto questo a un certo punto entreremo noi che siamo gli Smallfoot, e cioè un aereo che arriva da quelle parti, e a parte che il film c'ha una fotografia della Madonna, non vedevo veramente un lavoro sulla fotografia dentro un film d'animazione così bello dai tempi del viaggio di Arlo, dove mi aveva colpito molto l'acqua, e devo dire che c'è un lavoro sui colori meraviglioso, a partire da ste labbra blu cobalto, di ste yeti che glam rock con le zampone a zampa d'elefante, con i pantaloni pelle a zampa d'elefante, arriviamo noi, siamo rosci, parliamo così dal punto di vista dei Bigfoot, bellissima il campo contro campo linguistico, mentre invece loro dal nostro punto di vista, perché arriveremo anche noi che siamo un personaggio divertentissimo, come si chiama lui, fantastico, che è un mezzo, è un Percy, è un mezzo truffatore, è un uomo in crisi, è uno che faceva i documentari con gli animali ma non lo vede più nessuno, è uno peggio di quelli di Ride, dei Rondinelli, è uno che vuole avere visualizzazioni su YouTube e quindi prova a inventarsi con Brenda, che non lo sopporta, questo giornalista National Geographic scrausissimo, prova a inventarsi, eccola, la cazzata sul Bigfoot, quella, ricordatevi, l'inizio della video dice appunto quella del sensazionalismo, quel famoso filmato che arrivò negli Stati Uniti che per alcuni ci credettero, e benissimo, lui, Percy, dal punto di vista del Bigfoot parla così, mentre il Bigfoot dal punto di vista di Percy, perché entriamo in scena anche noi con il nostro mondo, con la nostra chiacchiera così, parla così, un po' come con i rutti, come il Chewbacca, che ricorda un po' i Bigfoot di secondo la presa in giro di Mel Brooks, va bene? Parla con i rutti, anche il cugino di Elio Estrades. Allora, c'è chi parla con i rutti, c'è chi parla con gli squitti, siamo noi, sono loro, l'interazione tra noi e loro ricorda molto i Cruz, ma ricorda sempre molto appunto quando ci compenetriamo nelle nostre culture, nelle nostre società, un film anche estremamente politico, come avete notato, perché c'è pure la società Evidenza Smallfoot, dove in originale c'è un personaggio che viene interpretato da LeBron James, un mio mito personale perché sono appassionato di basket, e stimo LeBron anche perché, anche se è andato nei miei odiatissimi Los Angeles Lakers, perché è una nuova sfida, ma torniamo al cinema, è un bel cinema questo, ragazzi, è un bel film, è un bel cartone animato, mi sono molto divertito, i capelli rossi, le labbra blu, i capelli rossi di noi umani disperati e forse anche umani disumani, come dirà qualcuno, perché c'è tutta una storia dietro, le labbra blu di sti Yeti che so veramente glam e simpaticissimi come una canzone degli ABBA. Ciao, Bettaste!